gesto dimostrativo, ci avete riconosciuto, siamo gli azzerati di qualche senza che chiamate subito perché non abbiamo intenzione di aggressire. Un flash mob all'interno del salone centrale della storica sede di Banca Etruria ad Arezzo. È questa l'ultima azione di protesta pacifica dei risparmiatori dell'associazione Vittime del Salvabanche scottati dal decreto del 22 novembre scorso. Mercoledì mattina alcuni obbligazionisti ed azionisti sono entrati all'interno della sede della Popolare dell'Etruria come semplici correntisti ed una volta dentro hanno mostrato agli impiegati al lavoro e alle persone presenti alcuni cartelli dal messaggio molto chiaro: rimborsi integrali o pioggia di azioni legali. Questa non deve essere una guerra tra i dipendenti delle banche e gli azzerati. Gli azzerati sono persone che voi conoscete bene, che erano obbligazionisti e azionisti, hanno perso tutto con un decreto governativo che vuol mettere contro le fasce più deboli, da una parte noi, ma dall'altra ovviamente voi. Una manifestazione che si è svolta in contemporanea anche in altre filiali del Centro Italia. L'intento, fa sapere l'associazione Vittime del Salvabanca attraverso una nota diramata, era quello di mandare un messaggio ai dipendenti dell'istituto che, come coordinatori, hanno dichiarato durante il blitz non sono dei veri nemici dei risparmiatori, ma strumentalizzati in una guerra in cui sono state messe contro le fasce più deboli di questa vicenda. La reazione degli impiegati dell'istituto di Arezzo, sottolinea l'associazione, è stata di indifferenza totale, indisponibilità all'ascolto, continuando come se nulla fosse a svolgere il loro lavoro allo sportello, affrettandosi solamente a chiamare la sicurezza che è intervenuta, valutando la situazione, non ha fatto altro che aspettare che i risparmiatori azzerati, che hanno parlato solo pochissimi minuti, uscissero dall'istituto. Sulla questione è intervenuto anche l'amministratore delegato di Nuova Banca Etruria, Roberto Bertola. I colleghi di quella sede e di altre nel passato sono stati oggetto di manifestazioni, di lanci di uova, eccetera, eccetera. Come possono in quel momento sapere fino a che punto si può arrivare alla manifestazione? Come può evolversi, no? Quindi mi pare logico che continuino a lavorare e cerchino di non disturbare la manifestazione. Poi ci sono stati dei precedenti che il collega non sa cosa succederà. Io ieri per la manifestazione dello sport sono stato nel salone. C'era la donna delle pulizie che era disperata perché non riusciva a pulire il portone dalle uova maleodoranti che sono cadute lì. È una stupidaggine che dico. Però era la donna delle pulizie che questa persona, se avesse visto arrivare questi signori che avevano tirato le uova, dice me le tirano di nuovo, quindi un po' di atteggiamento di prudenza mi pare giusto e legittimo che ci sia.